responsabilità. Torniamo a fare il punto sul Covid, Roberta, ancora troppi casi, 7.826, 45 le vittime, soprattutto particolarmente preoccupante la situazione in Sicilia, perché di questi 7.826 nuovi casi, 1.681 arrivano proprio dalla regione che sta rischiando seriamente di diventare zona gialla in queste ore. E queste sono proprio le ore decisive, la cabina di regia dovrà stabilire, ma appare quasi certo, se la Sicilia da lunedì andrà in zona gialla, mentre invece ancora in bilico rimane la Sardegna, con dei dati preoccupanti per quanto riguarda i contagi e per le ospedalizzazioni, ma al 14%, le terapie intensive sono occupate al 14%, per cui ancora non si sa quale sarà il destino della Sardegna. Ma andiamo subito in Sicilia, a Mondello, dove c'è la nostra Giovanna Savini. Giovanna, buon pomeriggio, sulla spiaggia prediletta dai palermitani, che cosa si dice di questa decisione che sta per essere ufficializzata? Sì, buon pomeriggio, lo vedete, questa è una spiaggia affollatissima, ci sono turisti che arrivano da tutta Italia ma anche molti siciliani. Naturalmente il dato che è arrivato proprio poco fa dal Ministero della Sanità, 1.681 nuovi casi, è un dato altissimo rispetto alla media nazionale, preoccupa perché i numeri parlano chiaro, e se la Sicilia una settimana fa era riuscita a salvarsi in extremis, oggi probabilmente arriverà l'ufficialità a momenti della zona gialla, che entrerà in vigore appunto da lunedì 30 agosto. Quindi c'è preoccupazione per i turisti che sono venuti a trascorrere le vacanze qui e che dovranno affrontare tutta una serie di restrizioni, ma preoccupazione anche da parte dei commercianti, che quindi insomma lavoreranno meno e sono preoccupati, speravano che in questa stagione appunto di poter lavorare di più. Intanto gli ospedali sono in affanno, in tilt, ci sono intere famiglie ricoverate per Covid nelle terapie intensive. L'hanno definito un effetto valanga, perché? Perché appunto la settimana scorsa hanno cercato di riconvertire molti reparti in reparti Covid, proprio per evitare di entrare in zona gialla, e questo ha portato ad una serie di misure, quindi molte visite sono state rimandate, come gli interventi non urgenti, e anche i pronti soccorso sono sforniti, quindi c'è una sorta di allarme appunto che aleggia in tutta la regione. Giovanna, peraltro tra pochissimo saremo con te a Capaci, che già è zona gialla, non solo Capaci, se non mi sbaglio già 50 comuni sono zona gialla, 4 zona arancione. Professor Bassetti, grazie per essere tornato da noi. È impressionante che praticamente dei casi di oggi uno su 5 arrivi dalla Sicilia. Ma questo perché? Perché è la regione con meno vaccinazioni? Perché è la regione che ha avuto più boom turistico in queste ore? Il combinato disposto di queste due cose? Allora, il problema è secondo me relativo alle due cose insieme: tanti turisti ma anche poca copertura vaccinale. Purtroppo la Sicilia è la regione italiana che sta messa peggio dal punto di vista dei vaccini, e di fronte a questa ondata estiva la barriera delle persone vaccinate non è stata sufficiente a resistere ai ricoveri, soprattutto quelli nelle aree intensive, che sono appunto quelle che ci preoccupano di più. Io credo che, e spero che, quello che sta succedendo in Sicilia serva da monito non solo per i siciliani ma anche per tutte le altre regioni. Chi oggi non si vaccina, maggiore è la popolazione che rimane scoperta, maggiori saranno i rischi nel prossimo settembre. Questo è inevitabile che succederà, quindi io mi auguro che, oltre a quello che la politica potrà fare, e mi auguro che si arrivi presto all'obbligo vaccinale, se non si arriverà all'obbligo vaccinale mi auguro che i cittadini si convincano dell'importanza della vaccinazione. Andare ad affrontare il prossimo autunno non vaccinati vuol dire, se si è colpiti da questa infezione, avere certamente dei casi gravi e rischiare di finire in terapia intensiva. Gianluca, come accennavi tu, in Sicilia ci sono già 55 comuni in zona gialla, 4 in zona arancione. Appunto, con Giovanna Savini siamo andati a vedere che cosa sta succedendo e quali misure sono state prese. Guardiamo. Siamo a Capaci, in provincia di Palermo, e qui siamo già in zona gialla. Infatti questo è uno dei 55 comuni siciliani
in cui sono in vigore dal 24 agosto fino al 6 settembre tutte le restrizioni imposte dall'ordinanza del governatore Musumeci, mascherine quindi anche all'aperto. Bisogna portare la mascherina e stare attento. Ci vuole la sosta, abbiamo bisogno dei controlli. I controlli ci sono, speriamo ce ne siano sempre di più, è un disagio per noi perché la categoria è molto penalizzata, teniamo tempi migliori, speriamo. All'aperto non più di 4 persone possono sedersi attorno ad un tavolo, voi controllate che sia così? Noi controlliamo, ovviamente li distanziamo, ovviamente non lavoriamo, perché se una famiglia in compagnia, specialmente l'estate, è un momento di stare tutti insieme, purtroppo non è possibile, quindi la stragrande maggioranza delle persone preferisce stare a casa. E questa è la fila all'esterno di un laboratorio dove si fanno analisi cliniche e anche tamponi. Ci hanno tolto 2 anni di vita di non vedere i miei nipotini via telefono. Io vorrei dire a questi occhi che non si vaccinano se è giusto una cosa del genere. È giusto che questo signore, che tanti signori, che milioni di persone non possano fare la loro vita sociale perché dice non ci vacciniamo tutti? Però, professor Bassetti, le faccio una domanda molto diretta. Oggi, se non mi sbaglio, siamo al 67% della copertura vaccinale. Il commissario Figliuolo dice che a fine settembre, fra un mese, saremo all'80%. Ma l'80% non basterà a proteggerci da questa variante Delta che, lo diciamo, sembra 300 volte più contagiosa del primo Covid che abbiamo conosciuto. Lei dice, io ad esempio nel mio reparto ho un ragazzo di 32 anni che adesso stiamo valutando se intubarlo, quindi per far capire anche evidentemente la gravità di questa variante. Insomma, se all'80% arriviamo di vaccinazione, non saremo protetti, professore? Allora, 80% oggi è sicuramente un successo e bisogna fare i complimenti al generale Figliuolo, ma vede, oggi noi abbiamo un'infezione che è molto diversa da quella che avevamo 1 anno e mezzo fa. Facciamo un paragone dal punto di vista della contagiosità. Oggi il Covid assomiglia alla varicella, 1 anno e mezzo fa assomigliava all'influenza, cioè per ogni persona che si contagia, 1 anno e mezzo fa se ne contagiavano 2, 2 e mezzo, oggi per ogni persona che si contagia il rischio che ne si contagino 8 o 10. Si immagina lei cosa vuol dire avere una popolazione non vaccinata, suscettibile di essere non solo contagiata, ma di avere la malattia grave? Allora, è evidente che l'80% è un ottimo risultato, ma probabilmente con una malattia così contagiosa dovremmo avere un'immunità di gregge. Sarebbe raggiunta come si raggiunge per la varicella, per il morbillo, 90-95%. Noi dobbiamo dire alle persone, per esempio in Sicilia, che oggi hanno difficoltà, ristorante, che se non vogliono avere difficoltà devono vaccinarsi, cioè non rendersi conto di questo. Io ho passato un'estate intera a subire attacchi per spiegare alle persone che l'unico modo per uscire è quello di vaccinarsi, col vaccino che vogliono, come vogliono, dove vogliono. Ma se non si riesce a capire, guardi, questo, è proprio... dire che non siamo in stato di farci ascoltare. È arrivata la conferma in questo istante. Sì, 2 minuti Roberta. Fa è l'ordinanza per cui la Sicilia passa in zona gialla. E quindi c'è un'altra regione che passa in zona gialla. È così, Giovanna Savini, la Sicilia è gialla, è uscita adesso la notizia, probabilmente non lo sapranno neanche lì in spiaggia a Mondello. Lo comunichiamo subito noi a un ragazzo siciliano che però lavora a Milano, la Sicilia è gialla da lunedì. Purtroppo se i numeri sono questi siamo costretti a dire di sì, e c'è poco da fare così in questo modo. Giovanna, ti dobbiamo salutare. Sicilia, Giovanna, su 3 persone uno non è vaccinato. Ah, ok. Scusaci, tassativamente dobbiamo fermarci. Grazie anche al professor Bassetti, ovviamente, per essere stato con noi.